Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Ciclista Anonimo. Oggi è il giorno di San Valentino, siamo su Tour de France 2022 e questo gameplay è dedicato al grandissimo Marco Pantani. Me lo avete chiesto in tanti nella community, scrivendo nei commenti, mi avete chiesto un gameplay su Tour de France 2022 dedicato al pirata e per chi non lo sapesse, sul gioco Tour de France 2022 ci sono le leggende del ciclismo e quindi giocheremo una tappa con Pantani. Nello specifico giocheremo la tappa dell'Alpe d'Huez, salita in cui tuttora il grande Marco detiene il record di scalata. Quindi andiamo a giocarci questa tappa. Le impostazioni, difficoltà, leggenda, vogliamo comunque avere una sfida bella tosta. Formazioni quelle del Tour, ciclisti per squadrotto, kit Tour. Le preparazioni io le disattiverei, ovvero la condizione del giorno dei corridori, quindi la condizione del giorno della gara non è influenzata. E poi preparazioni quindi disattivate, ok, andiamo avanti. Andiamo a selezionare la tappa dell'Alpe d'Huez, che è una tappa molto dura, ci sono tre Rules Category, 166 km, perfetto. Andiamo a giocare la tappa. Queste sono tutte le squadre invitate. Io andrei ad aggiungere il Dream Team, la squadra delle leggende. Eccola qui. Perfetto. Andiamo avanti. Queste tutte le squadre. Controlliamo che siano presenti anche Pogacar e Vingegaard. Vingegaard che con il nuovo aggiornamento è più forte di Roglic e addirittura più forte di Pogacar. Guardate, 83,5. Poi c'è anche Pogacar, 82,9, saranno i nostri principali avversari. Questo è il Dream Team, andiamo a selezionarlo e a modificare la composizione della squadra. C'è Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Indurain, poi c'è Zabel, lo andremo a togliere, c'è questo Bourdgam che non so chi sia, perché comunque le leggende non hanno le licenze, quindi il gioco li ha inseriti con i nomi farlocchi e io sono andato a correggerli, però ragazzi, io vi ripeto, sono molto giovani, quindi non ho una grandissima conoscenza dei ciclisti del passato, anche Pantani ho dovuto riguardare le corse in replica, perché ovviamente ero troppo piccolo nei primi anni 2000 o a fine anni 90, quindi non li conosco ovviamente tutti i ciclisti. Scrivete nei commenti chi è questo britannico che si chiama Bourdgam, lo andiamo a sostituire, al suo posto mettiamo il grandissimo Marco Pantani, andiamo a cercarlo. Andiamo a cercarlo, eccolo qui Pantani. Io devo dire, devo essere sincero, non sono d'accordo con gli sviluppatori del gioco che dal mio punto di vista hanno preso una svista colossale perché hanno messo a Pantani soltanto 75 di resistenza, soltanto 75, è davvero troppo, troppo poco. Pantani è un corridore molto più forte, ma davvero molto più forte di 75 di resistenza. Magari gli si può imputare che il solo A e non ha più di recupero perché ogni tanto prendeva le imbarcate, però era un corridore estremamente resistente Pantani perché attaccava anche da lontano. Ricordo, più che ricordo, ho rivisto la tappa alle Des Alpes quando attaccò da lontanissimo e mandò in crisi Ulrich, quindi tutto gli si può imputare a Pantani tranne che non fosse un corridore resistente. Quindi qui sono davvero in contrapposizione come idea con gli sviluppatori del gioco che hanno messo questo attributo. Sostituiamo Zabel, al suo posto mettiamo Greg LeMond perché me lo avete chiesto nei commenti. Poi sostituiamo Voigt e mettiamo Gino Bartali e al posto di Rogers mettiamo Fausto Coppi. Questa è la squadra: Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Miguelon, Indurain, Greg LeMond, Marco Pantani che sarà il capitano del nostro team, del nostro Dream Team, poi Gino Bartali e Fausto Coppi. Una squadra, devo dire, niente male, ragazzi, una buona squadra, una squadra discreta, ecco. Andiamo a giocarci questa Hi tappa. guys. Mi avete scritto anche nei commenti che Eddy Merckx in questo videogioco è fortissimo, è praticamente imbattibile. Ho visto gli attributi, intanto i favoriti sono Merckx, Bartali e Anquetil. Ho spulciato un po' i suoi attributi e in effetti è fenomenale, però il nostro Sack Wills come attributi non è tanto da meno, è quasi a livello di Eddy Merckx. Per questo avevo l'idea di fare un tour con il nostro Sack Wills contro il Dream Team, contro Eddy Merckx. Ditemi nei commenti cosa ne pensate. C'è chi mi ha scritto di fare un tour con Pantani, però Pantani, ragazzi, avete visto, non ha una grandissima resistenza e quindi contro Merckx
non può farcela. Quindi ditemi nei commenti cosa preferite, un tour con Zach Wills contro questo Dream Team, ovvero Bartley, Merckx, anche Till, Coppi, e il nostro Zach Wills sarà o nella Stana o nella Intermarché al posto di Girmay o nella Trek al posto di Greg e Xavier, e giocheremo contro il Dream Team. Ditemi cosa ne pensate. Intanto questa è la nostra squadra, c'è Pantani in super condizione, però noi abbiamo messo condizione no, quindi siamo, come dire, sfigati, perché la condizione non aiuterà Pantani in questa tappa, anche se c'è il bonus, non so se implicherà qualcosa. Noi abbiamo messo condizioni disattivate, preparazioni disattivate, ma vabbè. Parte adesso la tappa, eccolo qui Pantani, fisicamente l'hanno fatto comunque almeno simile alla realtà, ovvero molto molto magro, mentre di Merckx vediamo era un corridore più possente e infatti si ha un bacino molto più largo. Parte la tappa, dato che Pantani non ha una grandissima resistenza, io proverei a impostare una tappa controllata per evitare di mettere in difficoltà Pantani, e ci vediamo ovviamente nel finale di corsa sull'ultima salita. Dobbiamo portare il gruppo sull'ultima salita, sull'Alpe d'Huez, e poi fare la differenza. Allora ragazzi, meno 16 alla conclusione, purtroppo come potete notare dalla grafica a sinistra la barra blu di Pantani della resistenza è molto bassa rispetto agli altri, perché non ha grande resistenza, almeno così come hanno impostato gli sviluppatori del gioco. Io ho cercato di tenere la corsa controllata, di non fare una corsa troppo dura. Davanti c'è una fuga con 5 corridori, George Bennett, Fuglsang, Barguil, Mas e Durán, che hanno un minuto di vantaggio. Stiamo per imboccare adesso l'Alpe d'Huez, io inizio a controllare direttamente Pantani e guadagnare posizioni in testa al gruppo, perché è importante prendere la salita nelle prime posizioni, gioco permettendo, se non mi lagga nei momenti decisivi. Provo a risalire un po' le posizioni del gruppo, vediamo se Fausto Coppi protegge un po' Pantani, facciamo fare l'andatura al grande Fausto, sta per iniziare adesso comunque l'Alpe d'Huez. Inò può anche spostarsi adesso e perseverare senza limiti, stesso discorso per Lemond e Indurain. Facciamo fare giusto un altro po' di passo a Gino Bartali e poi sarà il turno di Fausto Coppi. La fuga comunque ha soltanto un minuto, non hanno speranze, sono corridori buoni, ma qui dietro ci sono corridori molto più forti. Intanto fiammata di Bardet, che prende l'Alpe d'Huez in modo tranquillo, cioè partendo come un pazzo, e questo non è un bene per Pantani. Comunque arriva adesso Coppi, che deve star con noi, vediamo se riusciamo a stare un po' con Fausto Coppi, mentre Bartali anche lui può mettersi a ruota, ha fatto anche lui un grandissimo lavoro, e ordiniamo a Coppi di tirare all'80%, quindi di prendere un passo regolare, anche se qui sono partiti tutti come dei pazzi. Addirittura Bardet ha preso l'Alpe d'Huez a tutto, attaccando direttamente, accelera un corridore della Bora. Questo non è un bene ovviamente per Pantani, perché noi vogliamo fare una tappa più tranquilla e poi magari attaccare negli ultimi chilometri. Ecco Fausto Coppi che fa un passo all'80%, però qui c'è Vingegaard addirittura che va davanti in prima persona, attacca Gaudu e attaccano subito da lontano e Vingegaard gli va dietro, però poi ci ripensa perché giustamente la salita è lunga e non vuole esporsi ad un contropiede. Quindi abbiamo visto Vingegaard ragionare in modo intelligente, perché stava andando dietro al tentativo di Gaudu e di O'Connor, ma poi ci ha ripensato. Coppi prende questo passo, un passo più regolare, gruppo qui composto da circa 50 corridori. Intanto sta risalendo uno Jumbo Visma al fianco di Vingegaard, vediamo di chi si tratta. Si tratta di Steven Kruijswijk, che forse vuol fare un po' il ritmo, forse vuole imporre un po' un ritmo molto forte alla corsa, però poi rallenta. Tanto qui Pantani smette di pedalare, allunga Pidcock, la Jumbo-Visma uno squadrone ragazzi, perché c'è Van Aert, Kruijswijk, Vingegaard, ovviamente c'è anche Roglic. Io provo a salire in maniera un po' più regolare, anche la Ineos non scherza. Comunque il nostro avversario è sicuramente Jonas Vingegaard insieme a Pogacar, non sarà facile batterli, però dobbiamo provarci. La salita è ancora lunga, è ancora 10 km pieni. Anche Till potrebbe magari perseverare senza limiti, ok, mentre noi proviamo a stare un pochino con Fausto Coppi, anche se con questo ritmo qui non è facile stare sulle ruote senza spendere troppe energie. Magari stiamo sulla ruota di Jonas Vingegaard, che è il più forte qui in mezzo. Ovviamente il più forte è Merckx, però correndo con noi non è un avversario, possiamo gestirlo
possiamo gestirlo senza grossi problemi. Pantani male male non sta, però la sua barra blu ovviamente più bassa rispetto a quella degli altri. Fuga sempre con quei 5, che però adesso ha solo 40 secondi, quindi credo non abbia grandi possibilità. Qui c'è Pidcock che ha Adam Yates della Ineos che impostano il passo, impostano il ritmo. Evidentemente c'è Bernallo Carapaz che in qualche modo vuole provarci. Gruppo ancora molto folto e numeroso alle mie spalle, guardate. Comunque il livello è molto molto alto, ma davvero alto. Intanto lì Gudu è rimasto a bagnomaria, quindi non va da nessuna parte. Inizia a prendere il gel blu con Pantani perché siamo davvero al limite. Qui c'è un allungo di Martinez, allungo di Daniel Felipe Martinez, attacca anche Vingegaard, attacca anche Vingegaard. Questo per noi è buono perché si espone attaccando da lontano, ma poi nuovamente ci ripensa il buon Jonas. Noi stiamo con coppie, andiamo su con un passo un pochino più regolare, perché se attacchiamo da lontano con la poca resistenza a disposizione rischiamo di compromettere un po' il tutto. Vingegaard non ho capito cosa sta facendo, perché tira lui, dato che avrebbe Roglic, Kuss, Van Aert, avrebbe tutta una squadra a disposizione. Un po' strano l'atteggiamento di Jonas Vingegaard, che si muove così presto e da così lontano. Mancano ancora 8 km, quindi si può andare su in maniera un pochino più, come dire, regolare. Vediamo se riusciamo a stare un po' con Coppi che sta forzando sui pedali e facciamo fatica a tenergli la ruota. Addirittura abbiamo fatto un buco là dietro. Sì, abbiamo fatto un buco e i nostri corridori più forti sono rimasti dietro. Questa è una cosa alquanto insolita. Con Vingegaard che intanto insiste da solo. E poi una cosa un po' strana, perché anche Pogacar credo sia rimasto dietro. Vediamo se riusciamo a restare con Coppi. Mamma che fatica! Coppi deve stare con noi, quindi gli diciamo di proteggerci, perché altrimenti lo perdiamo. Mamma mia, che fatica fa Pantani. Stiamo prendendo adesso tutto il gel blu, stiamo facendo una fatica enorme, però siamo in testa alla corsa e Vingegaard tira, quindi Vingegaard comunque sta spendendo delle energie con questo attacco, perché sta tornando sotto a Bardet. Credo che stia insistendo perché Pogacar è rimasto dietro, quindi ai nostri gli diciamo di non collaborare e di stare sulle ruote. Diamo il gel blu un po' a tutti. E noi qui siamo messi bene perché Vingegaard è da solo. Diamo il gel blu anche a Fausto Coppi. Bene Vingegaard, Coppi che mi tira magari all'80%. Vediamo se riusciamo a tenergli la ruota. Con Vingegaard che torna sotto a Bardet, torna sotto alla testa della corsa e insiste il danese. Insiste Jonas Vingegaard, ma noi dobbiamo salire con un passo, come dire, un pochino più regolare, perché mancano ancora 6 km. Vediamo. Attacco un po' pazzo di Vingegaard che sembra volare Jonas Vingegaard, avere un altro passo rispetto agli altri. Forse è troppo forte il danese della Jumbo-Visma in questo gioco, troppo forte anche per il pirata che ha solo 75 di resistenza, che è un valore davvero troppo basso il valore di Pantani. Questo è un gravissimo errore da parte degli sviluppatori del gioco, non smetterò mai di ripeterlo. Però stiamo con Coppi che è fortissimo e può provare a riportare sotto Pantani. Dietro non c'è più collaborazione, quindi Pogacar si è fatto, come dire, sorprendere da questo attacco incredibile di Jonas Vingegaard. I nostri ovviamente non tirano più, anche se ne hanno, e Pogacar si è fatto fregare in maniera un pochino stupida. Adesso si capisce il motivo per cui Vingegaard insiste, ma proviamo a tenerlo lì con Fausto Coppi, che ne avrebbe anche per staccare Pantani e andare da solo. Ne ha davvero tanto Fausto Coppi, però dobbiamo per forza di cose prenderla così di passo, altrimenti non ce la facciamo ad arrivare fino in fondo con Pantani. Mamma mia, Vingegaard da solo cosa sta facendo? Riparte Thomas Bardet. Romain Bardet, scusate. Riparte Bardet, noi proviamo a stare sempre qui sulle ruote di Coppi. Mamma mia, che fatica! Non capisco perché Coppi si è fatto sfilare, deve insistere nella sua azione. Bardet, incredibile, ha attaccato all'inizio della salita e ne è ancora per scattare. Sinceramente non so dove trovi l'energia Romain Bardet, mentre il buon Vingegaard sta, come dire, prendendo il volo. Assurdo Bardet, ragazzi, assurdo Bardet, come anche assurdo Pogacar che non si muove
adesso si muove adesso, ha attaccato adesso, ma è troppo tardi per Taddei. Li teniamo lì, ma ragazzi, la vedo molto difficile. Qui con noi ci sono Vlasov, Gudu, c'è un corridore O'Connor che si sta staccando, ma niente da fare. Vingegaard va su come una moto e il nostro Pantani fa fatica addirittura a tenere la ruota di Coppi, di uno scatenato Fausto Coppi. Vediamo se riusciamo un attimino ad accelerare. Ma se andiamo più forte di così Pantani si stacca, perché sta per terminare la sua barra blu. Sembra un pochino piantato Vingegaard lì davanti, eh. Vediamo se facciamo calare un po' grande Fausto Coppi, se riusciamo a riportarlo sotto. Ritorniamo sotto a Romain Bardet, ma credo dobbiamo accontentarci di un secondo posto. Coppi avrebbe potuto vincere tranquillamente, così come anche Di Merckx, che magari lo facciamo attaccare adesso, facciamo attaccare adesso magari tutti un po' i corridori della nostra squadra per fare il piazzamento. Ne avevano tantissimo, ma qui li abbiamo sacrificati un po' per Pantani. 25 secondi Vingegaard, non lo rivediamo più ragazzi, non lo rivediamo più a questo punto. Dato che Pantani non ne ha più, direi a Coppi di attaccare. Attacca e vediamo se in qualche modo si gioca un po' la tappa per conto suo. Vediamo se almeno Coppi ce la fa a vincere la tappa, e noi qui ci giochiamo la terza piazza insieme a Romain Bardet. Vediamo se almeno riusciamo a tenere la ruota del transalpino della DSM. Allora, Coppi è quasi sotto a Vingegaard, però mancano solo 400 metri. Gli diamo il gel rosso, gli diciamo di attaccare, dovevamo farlo muovere prima. Adesso lo ha ripreso anche. Vediamo chi vince la tappa, adesso ci esce in sovraimpressione. Se Coppi o Vingegaard, intanto qui siamo con Bardet, vince Vingegaard davanti a Coppi. Qui c'è la curva, vediamo se scatto con Pantani, almeno per la terza piazza. Si pianta Pantani, ma chiude Bardet, terzo posto per Pantani. Ragazzi, questo è il massimo che sono riuscito a fare a difficoltà leggenda. Secondo Coppi, terzo il grande Marco Pantani. Non era facile, avete visto le caratteristiche del pirata di Marco, gli hanno messo solo 75 di resistenza. Non le ho modificate per farvelo vedere, io credo che gli sviluppatori del gioco, come dire, abbiano preso una cantonata enorme, ragazzi, una cantonata enorme. Allora ragazzi, vince la tappa Jonas Vingegaard. Il massimo che siamo riusciti a fare con Pantani è il terzo posto, Coppi secondo. In realtà con Merckx o Coppi la tappa si poteva vincere, ma abbiamo scelto di puntare su Pantani. L'episodio era ovviamente dedicato a lui. Ripeto, gli sviluppatori del gioco hanno preso una grandissima cantonata, perché Pantani 75 di resistenza dal mio punto di vista è un insulto, perché uno scalatore come lui, uno scalatore capace di attaccare da lontano. Pure ricordo la tappa del Mont Ventoux, dove si era staccato nel tratto meno duro quando mancavano ancora 15 km, poi è rientrato e addirittura ha vinto la tappa. E beh ragazzi, questo denota una grandissima ignoranza dal punto di vista ciclistico da chi ha messo questi attributi, perché tutto puoi dire a Pantani, ma non che non fosse un corridore resistente. Io invito coloro che hanno messo queste statistiche ad andare a rivedersi la tappa del Mont Ventoux, e lì ditemi poi se Pantani non è un corridore resistente. Lì praticamente si era staccato lontano dal traguardo e teoricamente lì, quando rimani da solo in quel tratto lì, è finita, poi vai a perdere tantissimo tempo. Lui ha avuto la forza di rientrare e di tornare sotto, e poi ha pure vinto la tappa. Era contro Lance Armstrong, poi Armstrong ha detto che gliel'ha lasciata, ma lasciando stare tutti questi aspetti, non si può dire che Pantani non sia un corridore, non si può dire che Pantani non abbia resistenza, ragazzi. Posso capire il recupero solo A e non ha più, ma la resistenza almeno 80 a Pantani dovevano mettergliela. Ora, questo gameplay dedicato al pirata termina qui. Ora vi voglio fare una proposta, e voi mi direte la vostra nei commenti, farò anche dei sondaggi. Cosa devo fare? Un tour con Pantani, però avete visto quanto poco ha di resistenza, o magari fare Zach Wills messo in una squadra come la Intermarché o la Stan o la Trek, me lo direte voi nei commenti e tramite sondaggio, e provare a vincere questo tour con Zach Wills contro Eddy Merckx, contro il Dream Team che è composto da Coppi, Pantani, Merckx, Indurain, LeMond
Gino Bartali, anche Till, ehi no. Ditemi la vostra nei commenti, io vi saluto, ci vediamo ovviamente sempre qui sul canale per parlare di ciclismo, per fare gameplay sui videogiochi di ciclismo, sempre qui sul canale del Ciclista Anonimo. Ciao a tutti ragazzi!